Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, buonasera e benvenuti a questa puntata del venerdì della confraternita dei nerd. Purtroppo io sono qui, contento di stare qui, ma sapete che questa sera dovevo stare alla Games Week, oggi e domani, purtroppo per una serie di questioni personali sono qui, ma sono sempre con voi, quindi è con il tuo spirito. No. Adesso ci andiamo a fare questa bella confraternita con un tema molto, diciamo, innovativo, moderno, perché ci siamo accorti che è il caso anche di affrontare delle, come dire, delle tematiche più moderne, no? Noi alterniamo spesso e volentieri parlando di cose vintage, usiamo questa terminologia, ma ci siamo accorti che vivere nel presente è importante, no? E quindi dobbiamo sicuramente avere anche la forza di guardare cose nuove, no? Io grazie a Oreste, con Oreste ho condiviso l'altra sera un lungo viaggio, insomma, e lui mi ha detto: Thomas, ma perché non gli dai... Adesso ve li presento e li faccio entrare, sto a vedere se arriva qualcun altro. E lui mi ha detto: ma Thomas, perché non gli dai una possibilità a questa, a quest'opera? Perché forse l'avevo un poco scartata con troppa superficialità, no? E ho detto: vabbè, proviamoci, che vedevo di vediamo con me, vediamo come va. E quando l'ho vista, raga, io poi sono rimasto colpitissimo. Questo per dire, parlo di Tanda Danno ovviamente, della quale avete sentito la sigla poco prima di iniziare, questo per dire che anche gli anime moderni hanno un loro perché e hanno una, come dire, un buon motivo per essere guardati e per essere portati avanti, anche, no, anche da noi che non siamo più dei ragazzini. Ma bando alle ciance, faccio entrare i confratelli... Eccolo qua, signori, buonasera, buonasera a tutti. Aspettate che qui mi dice che l'audio non arriva. Quando siamo troppo tempo senza fare confraternita, succede sempre qualcosa. Gli alieni aspettate un attimo, ok, parlate un attimo adesso. Prova, sì, mi sentite? Salute sì, a tutti. Sì, adesso è a posto, adesso siamo a posto. Va bene ragazzi, benvenuti questa nuova confraternita, insomma, dove si parlerà a tutto tondo di alieni, di maghi, di spiriti, di spiritismo e di esseri provenienti da altre dimensioni. Tutto questo è... E di nonne che si mantengono toste. E di nonne fregne. Avete dato un'occhiata a Dan Da Dan voi, ragazzi? Io sì, ho dato ho visto 4 episodi oggi pomeriggio. Tu, Zach? Io ho visto la sigla, diciamo, è 10 minuti dalla prima puntata. Ragazzi, non so se avete visto che io e Zach condividiamo stasera la divisa di ordinanza, diciamo. La divisa ufficiale della confraternita. Assolutamente. No, però devo dire una cosa, dalla mia piccola visione, che poi andrò sicuramente ad approfondire, perché io sono diventato molto selettivo quando vedo qualcosa di nuovo. Innanzitutto... Perché abbiamo meno tempo, Zach. Abbiamo meno tempo. Ma soprattutto io ho il terrore che mi cancellino le cose in fase di visione. Questa è una cosa che mi fa diventare un animale, perché... giustamente uno comincia con tanto amore, si vede, e poi dice: no, la seconda stagione non la facciamo perché così. E quindi non è... alla fine sembriamo i Pokémon, prima, seconda e terza evoluzione. Vero. Quindi sì, vabbè, a molti di noi mi tocca di fare Ash. Non invecchi mai. Cioè, sempre 12 anni per tutta la vita. Lascio il ruolo. Sono 29 anni che ho 12 anni praticamente. Giusto. E il
altro che vampiri, è Ash il vero vampiro, è... No, però lascio il ruolo di allenatore all'ospite vecchio nerd. Allora ragazzi, ditemi un poco, allora Zach, tu hai visto la sigla, ma immagino che tu ti riproponga in qualche modo di guardarla, no? Prima assolutamente, poi. Perché poi nel senso ho visto che c'è una tematica fantascientifica e quindi diciamo, vado a nozze con questa situazione. E poi anche quella che è la regia mi è sembrata pure abbastanza godibile, nel senso che si riesce un po' a vedere. Poi, come si dice, noi siamo vecchietti, io sono diventato... Sei tradizionalista. Sono un po' insofferente, quindi è difficile trovare una cosa che mi piaccia. Allora, scusatemi, volevo rispondere a Dario. Dario, io avevo anche l'invito e l'accredito per la Games Week. Purtroppo ho avuto un problema a casa, mia mamma non è stata bene e non me la sono sentita di allontanarmi, mannaggia. Che peccato non potersi incontrare. Vi state divertendo come i pazzi là, eh? Alla faccia mia. Vabbè. torniamo a noi. Volevo fare un piccolo preambolo, poi magari ognuno di noi mi dice che cosa magari gli piace o gli sarà piaciuto di questa opera, consentimi di dire, così innovativa, no? Ritengo che sia da considerarsi più che innovativa. Anche se viene... Oh, buonasera prof, buonasera. Ci becchiamo alla prossima, ragazzo, non ti preoccupare, vedrai che ci saranno altre occasioni. Dicevo, innovativa fino a un certo punto, vero Oreste? Perché comunque è trattato un manga, sì, che già c'ha qualche anno. Sì, è del 2022, e non solo, anche la tematica che tratta, diciamo la verità, questo canale si basa su una cosa di ufologia storica, che ci hanno creato un anime per andare in trend all'epoca, e Dandadan aiuta tantissimo su questo. Cioè, è moderno come visione, però in realtà tocca tematiche nostalgiche a 360 gradi. Questo c'è da dire, io poi lo sapete che tendo sempre a fare dei paralleli con le opere classiche, no? Tutti quanti li facciamo, magari dopo sentiamo anche Dalla che cosa ci ha visto, ma vi vorrei far notare una cosa. Un certo Gonagai a un certo punto del suo racconto ci fa capire che anche i demoni sono in realtà entità extraterrestri che in tempi remoti si sono stabilite sul pianeta Terra. La cosa magnifica di quest'opera è proprio che man mano che vai avanti con la storia capisci che tra gli spiriti che vengono evocati e che escono fuori ogni tanto e gli extraterrestri, in realtà non c'è nessuna differenza, o quantomeno la differenza viene notata da noi, ma che in realtà gli UFO e gli yokai sono praticamente la stessa, cioè sono la stessa, l'origine è la stessa, ed è una cosa affascinantissima questa qua, no Dala? Sì, anche perché spesso alcuni, oggi soprattutto con la storia degli antichi astronauti, si dice, ci sono tutte teorie pseudoscientifiche dove si parla proprio di degli alieni che sono venuti da noi nel passato, e alcune creature mitologiche vengono viste come se fossero delle creature degli extraterrestri. Praticamente ci abbiamo visto pure un documentario dove abbiamo visto la coperta di una bara precolombiana che secondo alcuni è un astronauta che è a bordo di un alieno a bordo di un'astronave, una cosa del genere praticamente. E
Allora, tornando al discorso della serie, pure io non l'avevo vista più di tanto, perché io ho una forma di allergia nell'animazione psichedelica. Cioè, quando si tratta di immagini che sembrano con colori... Ciao, Taku! ...parti, i lampi di luce e roba del genere... Mi sembra di vedere un trip di acido, e a me sinceramente questo tipo di animazione non mi piace. Non mi è piaciuto in Abyss in Hotel, non mi è piaciuto in Spider-Man Nuovo Universo, Into the Spider-Verse, il secondo. Ciao, fantastico. E non mi è piaciuto neanche con quel genio che è Satoshi Kon in Paranormal AI. E questo qui l'avevo, devo dire la verità, non mi convinceva questa serie, per quanto stranamente si trova sia su Crunchyroll che su Netflix, con sì, due doppiaggi differenti, tanto che mi sono domandato quando l'ho scoperto oggi, ci sono serie che non hanno doppiaggio in italiano, questa ne ha due. Cioè, mi stai dicendo che Netflix si è fatto il suo doppiaggio e Crunchyroll Netflix si è fatto il suo doppiaggio. Questo potrebbe dire, potrebbe avere delle strane situazioni per quanto riguarda una cosa particolare di cui Netflix si è acquisito i diritti. Non solo, a livello mondiale. Il particolare della differenza tra quella Crunchyroll e quella Netflix è che quella Netflix è più sporca come il manga quando parlano, e quella Crunchyroll è un pochettino più bambinisca. Quella di Netflix è sboccatissima, eh. Non so se voi l'avete state seguendo. No, io ho visto qualcosa e sono rimasto un po'. Soprattutto nel primo episodio, ho visto delle cose, ho detto io no, non è possibile che l'abbiano messa. E c'è tutta la storia del rapimento alieno che... Sì, lì al limite, con peni di ferro e altre cosine, insomma, particolari. E ritorniamo alla mitica canzone Fiori d'acciaio, bro. la somiglianza c'è. Gente moderna. Allora, devo dire anche che... la copertina di un disco degli Squallor, se vuoi ricordare, Cielo duro. Identico. Non aggiungiamo altri particolari. Devo dire che in certo senso mi sembra simile a una specie di X-File per adolescenti. Lo sai che non è il paragone non è sbagliato. Però, ragazzi, è per adolescenti. Però a me, quando è uscita la puntata, sono andato di corsa a guardarmelo, perché secondo me... Allora, da un lato si intreccia una sorta di storia d'amore, amicizia forte, che cacchio ne so, non so che dire, non si capisce se questi due si amano, poi c'è un po', dice che sono amici, però poi sono gelosi l'uno dell'altra, e questo è molto adolescenziale come tema, no? Due persone che si frequentano e non sanno esattamente che cosa siano, no? In sostanza è quello. E dall'altro lato ci sono delle tematiche di questi mostri che arrivano all'improvviso, che non sono quasi mai collegati alla storia. Non so se ci avete fatto caso. Cioè, i mostri, mentre questi due ragazzi stanno a fare i ragazzi che stanno a scuola, poi succede qualcosa per cui devono fare gli eroi, tra virgolette, no? Ma in realtà poi, finiti di fare gli eroi, ritornano palesemente a fare quello che fanno i ragazzi della loro età. E l'essere speciali, perché hanno delle ovviamente caratteristiche speciali, non influisce per niente su quella che è la loro vita, perché devono vivere e vivere in un certo modo. Non lo so se voi la pensate così, cioè ci sono, sì, proprio quelle parti alla Lamù, ecco, parliamo proprio quelle parti alla Lamù, e poi le parti dove invece si fanno i combattimenti e si buttano mazzate, niente male, insomma. Sì, anche il riferimento alla Mu non è del tutto sbagliato, perché anche la Mu aveva delle puntate addirittura che andavano sull'horror o sul paranormale. E bisogna dire che i due protagonisti, abbiamo due personaggi dal carattere abbastanza preciso, abbastanza netto.
perché abbiamo una ragazza che oggi come oggi si trova in parecchie anime, tipo una di quelle ragazze che all'apparenza è tosta, ma poi cerca pure lei. C'è anche un po' di fan service, perché comunque metto la ragazza carina anche, perché poi comunque... E Filippo, chi ti ricorda precisamente la ragazza? Pensaci bene. Un anime che tu sei non andiamo a dire cose, però è la verità. Personaggio però... è simile a chi? Fatemi sentire pure a me. A Madoka Yukawa, detto bene? Sì, ma non è Madoka. Per la Madoka, cioè a livello dell'essere carattere, tosse, sì. A livello di altre cose, là è un'altra cosa. Quella praticamente spalla come uno scaricatore di porto. Ragazzi, scusate, mi è arrivato appena un invito per una bellissima anteprima stampa del film di Solo Leveling. Ah, bello! Bello. Ma lo fanno a Milano, almeno a Roma, raga. Amici di Crunchyroll, vi voglio bene. Amici di Sony, grazie per l'invito. Ma già fa 1000 chilometri per vedere 2 ore di film, porca puttana. Vabbè, apprezziamo il pensiero. Apprezziamo il pensiero. No, perché poi se non vai, piano piano ti cancellano, hai capito? Non ti invitano più. A me dispiace. Mannaggia. Vabbè, comunque, dicevate Madoka. Sì. Sì, è un po' Madoka e quell'altro è un po' Tinetta, se vuoi, perché se vuoi anche è un po' più svampita, crede di essere al centro del mondo, è convinta che lui sia innamorato di lei, insomma ci stanno già dei punti di incontro. Mi ci hai fatto pensare, ora non ci avevo dato peso a sta cosa, bella. No, ma ci sono tantissimi riscontri. Per dire il famoso Tenka Takakura, là, che lei non nomina perché sennò si scioglie, quello realmente è esistito come attore. Quello è un attore che ha fatto Yakuza, sì. E il Clint Eastwood giapponese, in fin dei conti, lo definiscono. Niente di meno. Perciò... Sì. Infatti è esistito realmente. È morto... quando è stato? Una decina d'anni fa. Però fai ragione, in aereo ci metto... Che ci metto? Tra andata e ritorno... Cioè, tra salita e scie, un'ora e un quarto, insomma. Ma poi da Malpensa devo arrivare al centro di Milano. Faccio prima a prendere il treno a Napoli, 4 ore sto al centro. Sì. Con Italo o con Frecciarossa ci metto 3 ore e 45, 4 ore scarse da Napoli. Però, volendo, potresti fare tutto in un giorno, perché poi puoi prendere il treno in notte e scendere, Thomas. Sì, ma volendo sì, vabbè. Da mo al 28 c'è ancora qualche giorno. Vabbè, oggi è 22, non è proprio tanto, però vabbè. Dicevate, scusate, vi ho interrotto mentre rispondevo al prof. Poi c'è la figura del ragazzo, il nerd. Sì, Nobita, diciamo. Esatto. In un certo senso è Nobita. Anche se ormai sono presenti in molte... in molti anime ma sarebbe quello che perde il testicolo, questo bravo uno sì. è perso tutto. È diventato che Big Jim povero no, però la cosa che volevo farvi notare è che in quest'opera, ragazzi, ormai non si nascondono neanche più, ci sono continuamente decine e decine di riferimenti, come dire, agli anime classici, no? L'avete notati? Sì. Strizza comunque l'occhio a un sacco di roba che abbiamo visto in questi anni. Quindi secondo me... Strizza l'occhio a tutta la cultura pop, perché io credo che uno dei riferimenti più maggiori sia appunto X-File, e poi nella prima puntata si vede una galleria, scusate se faccio questo spoiler, che sembra uscita da un altro anime che è uscito proprio di recente, quello antologico di Utu.
l'autore del manga horror. Esatto, bravo. De Uzumaki. Sì. Uzumaki è quell'altro che ma non mi viene. Ma quello lì che è dentro il tunnel resuscita la gente là. Sì, sì. Ah, ho capito, esatto. Ho capito. Ma non solo, la Turbo Nonna in sé per sé è un racconto di The Ring. Si trova anche all'interno di The Ring la Turbo Nonna, cioè sta la nonna dai mille chilometri si chiama. Cioè la Turbo Nonna e la Turbo Fregna, che è l'altra nonna. Esatto. Quella poi... Tu l'hai vista quella? Allora, quelle che non se l'hanno visto, allora, vi piaceva tanto Sakura dentro agli anni? E quindi se volete vedere come è invecchiata, che è invecchiata bene, guardatevi Dandadan. O se no, se volete anche... Reino di Sailor Moon, guardate com'è, perché fa lo stesso lavoro, esatto, quella era tutte... lancia pure le pergamene del fuoco, lavoravano allo stesso sindacato tutte e tre, lancia pure le pergamene del fuoco alla stessa maniera. Non solo, qua vediamo anche l'interpretazione delle famose pergamene che le abbiamo viste pure in altre opere, che si bruciano col sangue, che infatti cioè ci sono tantissimi riferimenti a sia anime che a tutta la cultura nerd, no, scusami, generale. Professor Nelson dice i collegamenti italiani fanno un po' schifo, che intendi? Sta parlando ancora dei treni. Ah, dei treni, no, pensavo che facesse riferimento... Allora, diciamo una cosa, sì, allora, c'è una questione da tenere presente. Non c'entra col discorso del professor Nerdstein. Ciao Dario. Il fatto è che la serie è piena di citazioni e riferimenti alla cultura pop giapponese e alla mitologia giapponese. Per noi diventa più difficile da capire. Tipo la passione della protagonista per l'attore. Io non avevo capito che era un attore che ormai non c'era più, cioè un attore di film vecchi. Pensavo fosse un attore recente. No, lui. Invece non l'avevo capito, perché in un anime del genere, quando tu metti, se tu vai a fare per esempio una citazione a... Attenzione alle nonne! Viva la nonna! Questa è la nonna, Zac, vedi? È caduto Zac. È venuto il coccolone dopo la nonna. Zac, che è successo? Come hai visto la nonna, sei caduto? Un attimo. Ecco. Che poi è una nonna, ma in realtà avrà 50 anni nella storia, quindi ci sono ancora oggi. Cioè, se tu vedi Jennifer Lopez... Potrebbe essere nonna, cioè 52-53 anni, ma mi pare che tanto male non sia, no Zac, voglio dire. Non è che si butta via, voglio dire. Mi pare che... Assolutamente. Quindi ci può stare che... L'ultima zia May. Eccola là. Hai ragione. Comunque, sì. Diciamo che a me era raro, cioè mi è successo con Grandizer, ma sapete che con Grandizer è un amore particolare, ma è raro che io aspetti una puntata di un'opera, cioè, capite che veramente è raro. Invece sto serie qua stiamo evitando di fare spoiler. Sì, stiamo evitando di fare spoiler. Questa è una cosa strana, perché generalmente parliamo di cose di 30 anni fa, quindi dici vabbè. Sì, e invece no. Allora, c'è da dire, andiamo un po' sul comparto tecnico, no? Che secondo me può essere interessante. Il comparto tecnico Dala prima ha, in un certo senso, tra virgolette, lo ha criticato, ma perché lui, da quello che ho capito, non è un grande amante di questo tipo di produzioni psichedeliche, comunque che fanno dei combattimenti veloci, dei movimenti veloci di camera, la loro parte centrale, insomma, da quello che ho capito. Però a me ha ricordato, sempre parlandone con Oreste, e Oreste se lo ricorderà, allo stesso modo è stato realizzato... Ciao Volstag, buonasera! Allo stesso modo è stato realizzato Devilman Crybaby. E il tentativo, secondo me, di chi realizza un anime e vuole ricordare a tutti che questo anime
viene da un manga. Mentre l'attacco dei giganti hanno tentato in tutti i modi di farci dimenticare il manga, anche perché con quelle mani fucilate, cioè voglio dire, è meglio che ci accannonare, è meglio che ce lo scordammo proprio un manga, diciamo di sì. E quindi hanno detto, a un certo punto ci hanno fatto capire, fate una cosa, guardatevi l'anime che è meglio, ve lo facciamo uguale, non cambiamo anche, una vita. Anche l'attesa della fine, 10 anni. Dice no, ve lo facciamo uguale, basta che non guardate più il manga, ecco. In questo caso invece c'è un punto di incontro, perché ho mandato un'immagine proprio per far vedere il paragone. Perché c'è questa cosa molto, molto interessante, eccola qua, questa è l'immagine che mi ha mandato, dove viene rispettata in maniera quasi maniacale quello che si vede nel manga, ragazzi. Anche se forse la ragazza è più carina nel manga, se guardate un attimo. Cioè, la ragazza, i lineamenti sono più bellini. Dipende dalle pose. Però sì, siamo là. La ragazza ha la tipologia dei classici manga horror, cioè dei classici personaggi di ragazze che si trovano adesso nei manga horror. Sono tutti un po' spiritici, un po'. Sì, questa è molto spiritica, ma è un po' sboccata anche, secondo me. Però voglio dire, dal punto di vista tecnico, anche determinate animazioni sono realizzate appositamente per farti dire: guarda, c'è il manga. Voi che pensate, è così o no? Sì. Ma oggi, oggi viene fatto parecchio questa cosa, eh? Non è solo perché anche i nuovi remake tipo la Mu o Ramona riprendono graficamente il disegno dei manga. Anche il nuovo film di Lady Oscar sembrerebbe riprende a piene mani dal manga della Ikeda. Così sì, abbiamo dato una stoccata al vintage. No, ma non solo. Per dire questa, io ho mandato oggi a Thomas, per farvi capire, in Ramma sono andati a prendere Heidi. Sì, ho visto. L'ultima sigla di Ramma, dell'ultimo episodio che è uscito, è Heidi, perché io me la guardavo e dicevo, no, è impossibile. Poi dopo hanno confermato che era identica. Cioè hanno copiato la sigla di Heidi con i personaggi di Ramma. È una cosa che stanno sfruttando tanto. Perché sono finite, continuo a dire che secondo me sono finite un po' le idee, però vabbè. Anche questo è vero. Non lo volevo dire, ma tutte queste osservazioni. No, ma il fatto un po' a questa considerazione. Infatti, quello che dà Dandadan è il big. Quello che Dandadan, praticamente. Quello che Dandadan. Ok, allora in fin dei conti, comunque quello prima che in fin dei conti sta cercando di essere il Big Bang Theory dell'animazione e quello che è il mondo otaku del mondo nerd. Cioè, perché sta dando quegli incipit e quegli input, perché sta ricalcando da quando è uscito tutto quello che può attirare. Per farvi un esempio, tutto quello che vedete, sono sicuro al 99% vi tornerà in mente una scena o un oggetto che o avevate o avete visto nella vostra vita. Me ne sono accorto perfino, per dire, il calcio che dà lei all'inizio. Quella è presa da come si chiama là? Non mi viene. No, non mi ricordo che ci sta un'opera che si chiama Non mi viene. È uscito Non mi viene? Poi un passato fa. Ma ora dove me l'hai mandato quel video? Perché a me mi esce su Instagram. Ah, su Instagram, perché a me mi esce solo questo di Faccetta Nera. Che... no, scusate, no, ogni tanto. Mi ha mandato. Aspetta. No, è una cosa scherzosa, non è niente di male. Vabbè, andando oramai qua è diventato un, come si dice, in trend. È un meme, Allora aspetta che ce l'ho qua, vi faccio vedere questa cosa che è veramente, veramente interessantissima. Se la scarica ve la faccio vedere, perché questi hanno fatto una copia proprio veramente spudorata.
mi domando se queste citazioni non siano fatte per il pubblico occidentale, perché di solito negli anime anche se c'erano dei rimandi, non erano così evidenti. Oggi invece negli anime di adesso ci sono parecchi riferimenti. Credo che sia proprio no, perché calcola chi sta in pensione adesso, perché in confronto a noi non vanno così tardi in pensione e quindi si stanno godendo la TV, le serie e tutto quanto, e sono quelle generazioni là, cioè noi stiamo vivendo in questo momento gli anni 90 sì. All'interno di queste opere. Sì, però Oreste, tieni presente che ora come ora penso che gli anime vengano fatti, anche se questo strizza parecchio l'occhio al Giappone, ma tantissimo, eh. Però molti anime vengono fatti pensando al pubblico occidentale. Ragazzi, a guardate questo video. È notizia di oggi che la Disney trasmetterà l'anno prossimo la nuova serie di Occhi di Gatto. Oh, oh, oh. Che preavviso non è un riferimento a qualcosa sulle streghe che si usano per fare le pozioni, ma è un vecchio anime degli anni 80. Sì. Ecco qua. Identico. Sì. Cioè, capite, ragazzi, questo è identico. Però, vabbè, questa è una citazione, voglio dire, chiaramente un omaggio, perché sapevano che l'avrebbero sgamati, che era uguale. Cioè, ma poi perché farla così? Ma è proprio una cosa. Vedete che Heidi credo che ancora in Giappone non sia una cosa così dimenticata, anche perché considerando chi ci ha lavorato. Sì, sì, viene sempre portata come esempio di grande, come dire, di questo grande, grandissimo Miyazaki, insomma, anche se lì non è che fa proprio chissà quale parte, insomma, però comunque ci ha lavorato. E... Un altro riferimento tipo che adesso mi sta venendo in mente è il fatto è che il protagonista quando si trasforma, cioè quello di Tokyo Ghoul, Kaneki è molto somigliante al Kaneki di Tokyo Ghoul. Anche depresso, anche ultra depresso. Sì, però anche qualche citazione alla corazza Berserk di Gatsu. Sì, per il muso quello là, però è sempre riferimento a Ken Kaneki, la maschera che porta lui con sta specie di sorriso, sta specie di bocca, si sa, ristrutturata. Vabbè. Ma un riferimento a My Hero Academia, il fatto che quando usa troppo il potere dopo non ce la fa manco più a muoversi. Citazione cioè... come in un episodio un certo edificio con una certa signora affacciata, storia anche quella della Takashi. Godai, che significa? Non ho capito a cosa ti riferisci, però. Aspetta, signora affacciata. Io mi ricordo uno che si affacciava ai balconi, però non era giapponese, diciamo. Con pochi capelli. È la sigaretta per tirare. Suona tipo la tromba. Non dire. La tromba, e magari hai visto quella scenetta? Ci sono riferimenti tipo che so, al bersaglio che ride di sempre della Takashi di Rumic World. Potrebbe sì. Essere quello manga, vi posso già dire che ci sarà anche qualcosa vicino a oltre la fiamma, sì. Perché ecco, stiamo ritornando a quegli anime. Sì, cioè, sì. Quello che ciao Peppi, buonasera, amico mio. Abbiamo avuto anche il nuovo Maisoni Koku, 365 giorni al matrimonio, si chiama, non è stato doppiato, si trova su Crunchyroll sottotitolato, però in fin dei conti è la storia Maisoni Koku, un pochino più, diciamo, cioè un Godai non lo vedremo mai più nella nostra vita, però... Grazie a Dio, devi aggiungere io, scusami Oreste, però praticamente...
quella serie ci mette 40 anni per precisamente 111 episodi. Ecco. Più o meno sì, tutto a posto, più o meno sì. E Kyosuke Kasuga è lento, Kodai. Però diciamo, volevo portarvi su un'altra discussione, ma affascinante secondo me. Secondo voi questa cosa di mettere nello stesso calderone alieni, pericolosissimi alieni e spiritismo in generale, come la vedete? Io ve la posso fare una considerazione. Se noi andassimo in questo momento nell'antica Roma, per dire, diciamo una delle civiltà più antiche, diciamo più civili, però, no? Andassimo e ci presentassimo con una macchina moderna, noi andiamo, ci fermiamo nella piazza principale, scendiamo dalla macchina vestiti così come siamo, tiriamo fuori un telefonino, cominciamo a fare fotografie e cose, loro non ci prenderebbero per spiriti. No, ci prenderebbero a spadate in testa, Zac. Cioè, oltre che a spadate. Campavi 15 secondi, voglio dire, però sì. Ancora peggio, se scendessi armato di un'arma da fuoco e ti mettessi a sparare per difenderti, là sarebbe proprio il... certo. Cioè, questo è il mio mitico bastone del fuoco, come ricorderebbe Ash. Bravo. Non solo, che poi questa dicitura bastone del fuoco l'ha usata anche Rocco Siffredi, però non mi pare che fosse nello stesso contesto, diciamo. Diciamo sì. No, quello usa quello, sto ritornando sempre a tema Star Singer, quello è la lamparda avete letto Peppino? Ha detto, ma gli anime scifi sono invernali, giustamente. È giusto. Esatto. Ciao Peppino, bentornato. Comunque, raga, scusate. Per erano gli anime preferiti di Alberto Tu. Io me la sono tenuta le menata tu fuori. L'abbiamo pensato. Stasera, oggi, è l'anniversario di Ritorno al Futuro 2. Sì. Nel 1989, il 22 novembre, usciva il testamento degli anni 80, possiamo dire, che è il Ritorno al Futuro 2. Quindi un piccolo pensiero glielo dobbiamo fare. Zac, te lo dico io un pensiero sul Ritorno al Futuro 2. È una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Sì. Mia nipote. A parte che sono 3 giorni che sta a giocare al gioco di Goldrake, mi sta dando soddisfazione. Ah, quando lo zio è bellissimo sto gioco. Goldrake! 9 anni. Ah, godo. Bellissimo. Ma la cosa che mi è piaciuta tanto a me, quando l'altra sera mi ha detto, zio, io Ubaldo, lei è il fratello, ci siamo visti già 2 volte Ritorno al Futuro. Ma è bellissimo, mi ha detto. Bellissimo. Le lacrime io. Però ragazzi, ha ragione, non è invecchiato di un giorno quel film, raga. No, è vero. Ragazzi, qualche sera fa io mi sono visto su Disney Plus Conan il Barbaro. Cavolo, quel film non è invecchiato di un secondo. Vero. Non di un giorno, di un secondo non è invecchiato. Cioè, però c'è la versione dove lui smette di fare il combattente e diventa imprenditore. Apre un alimentari, Conad il Barbaro. Ma è la versione Playmobil, Oreste. Yes. Bella. Però lo sai che chi c'ha i Lego schifa i Playmobil in maniera atroce? Ho mai capito perché sta cosa. Cioè, c'è sta rivalità tra Lego e Playmobil. Sì, è proprio, per me c'è un problema di cognizione mentale proprio. Grande Peppi, grazie. Lego vengono visti come collezionisti, i Playmobil vengono ancora visti come degli enormi giocattoloni. Ma costano... Pure costano, l'iretti costano. Per farmi tutto il set di Ritorno al Futuro mi è costata una cifra, lasciamo stare. No, forse i Lego costano un po' di più in realtà, Adesso sì, ringraziamo sempre. Però raga, la differenza tra Lego, cioè io scusate la digressione, non vedo concorrenza, sapete perché? Perché i Lego sono tutti da montare,
I Playmobil sono set già montati, tu li prendi e giochi. No. Che cazzo di concorrenza c'è? Scusami, tra le Playmobil. Una cosina c'è da montare. Vabbè, però. No, è proprio un assomigliaggio, sì. Mi sembra che c'è tutto. Diciamo che se uno si vuole prendere la DeLorean, quella del è un mutuo. È la più economica. È la più economica. Quella della Lego è un mutuo. Sì. E poi invece c'è questa, che è quella radiocomandata, che è quella più bella. Bellissima! Che è, ma la tieni in scatola? La tieni scatolata oppure... La tengo in scatolata perché ancora non l'ho aperta. Ma sbaglio se c'è anche il sistema per accendere tutto, plus canalizzatore, ogni cosa. Allora, si dovrà... Vediamo se c'è ancora... Deve prendere qualcosa e si accende. Ecco fatto. Così si accendono. Da dove viene questa? Perché... Questo viene da Lucca Comics. Non lo immaginavamo. Raga, purtroppo no, la sto tenendo chiusa perché, diciamo, io da grande vorrei fare il collezionista, ma lo so che la aprirò, insomma, nel senso che non fare il collezionista, apri le cose perché sì, hai ragione. Non te li mettono dentro alla... quello, poi per quello è il secondo... Io sto trovando il sistema per farla. Io l'altro giorno ho visto un video bellissimo di De Crescenzo, ragazzi. Dove De Crescenzo è spettacolare, perché lui dice una cosa molto, secondo me, sensata. Dice: le cose belle devi fare in gioventù. Perché campare 20 anni in più da vecchio non serve un cazzo. Le cose belle te le devi godere quando sei giovane e quando te le puoi godere. Tenerle impacchettate con la speranza di dire un giorno potrò, ma che cazzo me ne frega, io apro i Mazinga, voglio sapere, vola tutto aperto. Si è rovinata la collezione, sti cazzi, mi sono goduti. Tanto poi non te li mettono là. Anche se ci ho pensato a questa cosa e io lascerò quando poi sarò un po' più grande, cioè, perché ancora non è che non sono, non siamo decrepiti, insomma, ancora. Lascerò un testamento dove, tra le altre cose, scriverò alla fine: se mi buttate le cose mie, vi esco in sonno. Io vi maledirò fino a che, e se ci sarà un al di là, vi tormenterò per tutta la vita vostra. Quindi, nel senso, lascerò questo anatema per cercare di rimediare a queste cose. Però poi io pure sono un pessimo collezionista. Io ho aperto tutto quello che ho. Questo, diciamo, così si fa come quando si compra la macchina nuova e dice: no, io questa macchina non ci faccio niente. Dopo 15 giorni, poi dopo diventa una porcheria. Sì. I primi così. Giorni della fidanzata. Esatto, c'erano le luci pure queste. Aspetta che Peppino mi ha mandato qualcosa. Aspetta che mi ha mandato Peppi. Ma sai, di Oreste è uscita anche... C'è pure Supercar, ma costa uno sfracello. Peppino sta aumentando... Sta aumentando la sua collezione, guardate qui. Peppi, ti devo venire a trovare. Bravo. Ha fatto una bella vetrina. Vediamo non di notte mascherato da Diabolic. No, Diabolic con la panza. Cioè, è un Diabolic un po' sui generis, diciamo. Ma tu l'hai visto il compianto Adam West, come era ridotto con Batman? Qua non manca niente, ma ricordatevi che il vero collezionista non è quello Marvel. Una domanda, ma tu nell'ultimo film l'hai visto Diabolic? Io no. Allora, fammi vedere. Ecco. Transformers, questo chi è? Aspetta. Kit Transformer, bellissimo. Robot Agent Knight. Ah, è il Transformer della adesso proprio della Pontiac arrivata... Trans Am... americana, che era la macchina da cui è stato tratto il Transformer di tutto, cioè il Transformers del tartarughe del furgone, c'è tutto, solo che mi rompo i coglioni di prenderli, stanno tutti là sotto, mi manca solo il furgone di della pizza di Stranger Things, se poi ce l'ho tutti. È fantastico.
cioè due cose che Transformers del furgone di E-Team. Sì. Pa, 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 ci stanno perfino pa, pa, pa. Ci sta perfino che è limitata la macchina di Starschiacci. Bellissimo. Stiamo tornando. Come si chiamava la cosa di Starschiacci? Quella rossa? La Gran Torino. La Gran Torino era la macchina del modello. Allora, io penso che le macchine degli anni 80 non si battano. Sono tutte molto facili da ricordare. Io penso che la Ecto One, la DeLorean, la macchina, la generale lì, Supercale, la macchina di Starschiacci, così a memoria mi vengono una dietro l'altra. Come le ho dette, ve le sarete ricordate tutti, immagino. Cioè, voglio dire, non... Raga, io ho cercato di comprare una DeLorean con tutte le mie forze, ma non ci sono riuscito. Adesso sono arrivate a quotazioni che non si possono più comprare, purtroppo. Però fino a 10 anni fa si prendeva con 15-20 mila euro. Adesso la DeLorean? Vogliono... Sì. Adesso ci vogliono i soldi, raga, per la DeLorean. Pure la macchina di supercar te la prendevi con poco. Sì. No, quella ancora te la prendi con poco, però. Con un 10.000 euro te la prendi con la macchina là. La devi importare, però. Sì, ma vi dico, una 15, quasi 20 anni fa, mio fratello gliela regalarono. Gliela regalarono, poi si è fatto il passaggio della regalo, che poi è andata al macero perché l'ha lasciata là a morire. No, ragazzi, ma vi posso dire una cosa? Cioè, io l'ho vista quella macchina e ho visto uno che la teneva in zona qua. Bellissimo. Ma che bellissimo, c'è una roulotte con le bombole, con la benzina dentro. Quella è 6.000, Zac. Quella fa un litro a metro, non a chilometro. Ma che a metro? Quello fa non ci puoi camminare con quella cosa là, capito? Perché gli americani hanno... La guardi e consuma la benzina. Ma no, ma non ci puoi camminare con quella. No, cioè, vabbè, la devi tenere in casa. Se ci esci la domenica, arrivi in piazza, giri e torni a casa, hai consumato 20 euro e benzina. Cioè, voglio dire, veramente... No, la DeLorean è più europea come 20 macchina. Euro di benzina per metterla in moto, per fare stando l'accensione. Ma considera che noi... adesso no, perché la crisi energetica ha colpito anche gli Stati Uniti, e anche gli Stati Uniti ci sono le macchine piccole, ci sono... Ma quando, per esempio, sono stato io che nell'86 sono andato con i miei genitori lì, e c'era un amico di famiglia dei miei zii che teneva la Pontiac. Bellissimo. Quando mio padre sentì che era 5.400, una cosa del genere, di cilindrata, disse: ma voi siete pazzi? Cioè, in Italia 3.000 era una cilindrata grande. Esagerato, sì. E lì le macchine 4.000, 5.000, 6.000, perché giustamente la buttano la benzina. Però poi rispetto al costo italiano, capirai che c'è differenza, no? Ragazzi, io sono stato negli Stati Uniti nel 2011, avevamo preso una macchina a noleggio per il Comic Con, si faceva il pieno con $20. Con $20 si faceva il pieno della macchina. Al gallone, un dollaro al gallone. Un gallone sono tutte private. Si fanno concorrenza fra loro, i costi della benzina è libero, in pratica, non c'è controllo dello Stato. Le accise, forse. E non c'è il benzinaio, cioè devi... Ma giustamente, vabbè, il benzinaio è sparito anche qua, Sì. Non mi pare ci sia più neanche da noi, o mi sbaglio? In alcuni posti ancora resiste. Forse dei piccoli centri ancora c'è. Sì? Ma sono pochissimi, ormai sono... Credo che, Zac, da Cosenza com'è la questione? Qualcuno c'è, ma le stazioni, quelle che c'hanno il metano, GPE, questi qua c'hanno il benzinaio. Comunque, siamo partiti da tanto anni ed è fantastico come il volo pindarico della confraternita ci abbia portato completamente a parlare della benzina americana. È magnifico. Però, insomma... credo che insomma è un'opera da guardare, è un'opera da seguire e da tenere sott'occhio, perché secondo me
C'è un bel colpo d'occhio. È un tema interessante. Perché non... per informazione, la prima serie è finita di questo anno? No. Quindi non sappiamo se lo rinnoveranno. Episodi, però è ancora in corso. Quindi non sappiamo se verrà rinnovato, se verrà troncato maledettamente. No, a troncare no, sta prendendo il giusto giro, anzi questa sarà una di quelle serie che ce le godremo per diversi anni, perché il manga stiamo a 170 capitoli, una cosa del genere. Vabbè, allora lo continuano, insomma, è difficile. Sapete sì, un'altra... Sì. Sapete? Sì, sembri però resta Sheldon Cooper che dice voglio fissare il giorno di Firefly... di no, Joss Whedon, prima stagione troncata. No, non stiamo parlando di Cowboy Bebop su Netflix. Sapete, si può andare, può sapete andare. Quest'opera mi ha dato delle vibes di un'altra opera anime che mi è piaciuta molto, sempre Netflix, che ho seguito con grande interesse, ve la faccio vedere. E se volete, ha lo stesso incipit narrativo. Bravissimo. L'avete visto, Dore d'Oro? E allora... Questo ha avuto il problema dell'animazione, però, che hanno bloccato tutto. Allora, in pratica questa è la stessa storia con la ragazza. Il ragazzo, lui, vabbè, ha la maledizione della lucertola, vabbè. Però anche tra questi due si instaura... una cosa che non è un amore e non è un'amicizia. Non so se c'è, avete visto questa storia. Sono due begli argomenti comunque. E lei c'ha degli argomenti molto interessanti, molto rilevanti, sì, sì. E rilevanti, e perciò no, dicevo, l'amore e l'amicizia, perciò la lucertola si ingrifa. C'ha dei bei polmoni, ecco, capisci, così sempre male. Però lui fa tanto l'amico, ma poi quando la rapiscono capisce che la ama e la vuole andare a liberare. Insomma, una storia molto particolare. Se volete, con la mula abbiamo visto tante volte, no? Che Ataro la scacciava, poi quando stava in pericolo correva ad aiutarla, perché sotto sotto provava un affetto sincero per lei, no? Sono storie semplici che però sono più vicine alla realtà, cioè attraverso il paranormale, attraverso i misteri, UFO, la tecnologia, raccontano storie normali vicine a noi, che è una cosa fantastica, insomma, ecco. Però se guardate, io ci ho visto anche dal punto di vista tecnico, però solo dal punto di vista tecnico, qualcosa è vicino a Muscle. Ma a Muscle, dice. Una cosa c'è uguale, gli autori della opening sono lo stesso gruppo. Esatto. Se voi sentite, sono lo stesso gruppo. Anche le sostanze che sono andate a prendersi devono essere le stesse. Però ci siamo dimenticati di una cosa. Tutto quello che è la sigla è Ultraman. Il riferimento del calcio, ecco che non mi veniva, è il calcio di Ultraman. Ci sono i riferimenti... No, pure quando fa così. Esatto, sì, gli alieni che fanno così. Specium, Proprio uguale, proprio, quella roba lì. Cioè, se voi prendete la sigla di Ultraman vecchia, prendete la sigla di Dandadan, quando fa le parti in chiaro scuro, sono i pezzi della sigla di Ultraman. Sì. Allora, Omino Lego fa una domanda fuori contesto. Vabbè, vediamo. Ci chiede, lo vorreste un film di Macross in live action? No, basta. No, ma io rispondo per ultimo. Vi posso dire una cosa? L'avete rivisto il film di Macross, quello degli anni 80? È fantastico, è un capolavoro dell'animazione, veramente, è qualcosa di eccezionale. No, il live action ha detto. No, sto parlando del film quello... Ma non vi è bastata Maverick? Questa è la mia risposta, sinceramente, non è proprio l'epoca più di questi film. Perché devo andare... È il discorso delle live action di Gunda. C'è la versione anime, perché devo andarmi a vedere... una versione live, per quale motivo? Cioè, posso capire quando si adatta un romanzo o un fumetto, poi si passa a qualcosa di completamente differente quando si tratta di adattamento, ma tra l'animazione e il live, per quale motivo dovrei... Cioè, questo è il mio modo di pensare, di vedere, non ho detto che sia...
Io dico che dipende anche dal tema, perché mettiamola sulla questione One Piece, là ci sta bene, perché quello nasceva meglio come live in action che come anime. Non capiate male voi che seguite One Piece e dopo mi trucidate il primo e il mio socio che sta a Londra, non ve la vedete a male. Però io dico là per arrivare per arrivare ad ammazzare Oreste ce ne vuole un cammino enorme. Il cammino di Santiago deve venite, venite prima ad ammazzare me, praticamente è più facile che ad andare ad ammazzare. No, io perciò dico dipende dai temi. Per me Macross, Robotech, come lo volete chiamare, messo in trasposizione da anime a live in action rovini tutto. Come la stessa cosa hanno capito pure la Sunrise, il massimo è la computer grafica come hanno fatto in Gundam e già l'hanno usato, perché quando hanno fatto Igolo e altre opere era meglio che se stavano a casa. Devi essere, guarda, quella di Gundam poco è bella. Però secondo me Macross, cioè tu lo potresti fare. Io Macross mi riferisco alla prima serie, quella non tutte quelle di dopo. Sì, l'originale. Quella con l'SDF1 praticamente. Lo potresti fare, me lo stavo cercando di immaginare. Tu lo potresti, innanzitutto sarebbe un colossal allucinante, perché dovresti spendere l'ira di Dio, dovresti fare proprio... Sarebbe proprio una spesa, perché lo devi fare bene. Però ci potrebbe uscire un bel film. Però per lo sforzo economico io sono d'accordo con Dallastor. Secondo me non ne vale la pena. Cioè, non... Voi calcolate che Macross sta un pelo sotto ad Akira con i soldi che ci sono voluti per fare quel film. Sta un pelo proprio sotto. Cioè Akira è l'opera. Oh, grande Sky, grazie. Però voglio dire una cosa, raga. Noi dobbiamo, Omino Lego scrive per il realismo. Allora, ma è così necessario il realismo, ragazzi? Che cos'è realistico? Una cosa che vedete perché ci sono gli uomini e non ci sono i disegni che si muovono? È realistico secondo voi? I film di Michael Bay dei Transformers sono più realistici dei cartoni animati. Voi pensate che quella roba lì è realistica, che è realizzabile, che possa esistere? Cioè non ha niente di realistico, anche se è un live action. Cioè io la vedo così, raga, e sta cosa la vedo, questa voglia di nobilitare gli anime attraverso il passaggio ai live action è una cosa che non tiene senso. Vieni Tony, vieni. Non c'è nessun, cioè è tutto occidentale questa cosa, che i giapponesi non se ne fregano la pippa di fare il live action. Sì, ne hanno fatto qualcuno, ma se c'è un bell'anime, cioè ragazzi, che vi devo dire, per dire, secondo voi The First Slam Dunk ha senso farlo in versione live? Ci hanno tentato, me levate mano. No, ma non tiene senso quel film lì. C'è un esempio. Allora, intanto c'è da dire che i giapponesi si sono dedicati all'animazione perché non avevano i soldi per fare. Intanto arrivano tutti, arrivano tutti! L'attacco dei giganti, vai! Abbiamo Tony Stark 75, non Sky 75. Esatto. Visto. No, avevamo una live del Pink Floyd già programmata, ma avete avuto ospiti Pink Floyd? Sì, soprattutto abbiamo fatto. No, sono andato io, sono proprio il maiale che vola da tu ti sei scamato, Ciro, la suite di 25 minuti di musica psichedelica, eh? Allora stavo me la flexo pure io l'occhiale alla Tony Stark. Giusto, mi sembra giusto. Ah, eccomi qua. Come sono? Bello, è bello. Fantastico. Fichissimo del best. Comunque io ricevevo pure dalla chat su Dan Dan Dan, li ho seguito. Ditemi la vostra, raga, perché io lo trovo veramente un piccolo gioiellino, eppure leggera come opera. Allora, ti dico questo, è un'opera intelligentissima,
come anime, quindi animazione giapponese è la migliore opera del 2024. C'è solo a livello universitario, sì, 2020 è la migliore opera, cioè a livello di originalità di scrittura è una delle migliori opere. Tra l'altro, vabbè, lasciamo che l'animazione quest'anno ha avuto Arcane seconda stagione, che è qualcosa che è di immane, come dal punto di vista dell'animazione è qualcosa di stupendo. Non so se già l'avete visto, avete visto qualcosa, ragazzi? No, devo recuperare. Recuperatela, perché che cosa Arcane di... abbiamo visto le prime abbiamo allora, visto insieme le prime quattro puntate, ragazzi, mi sì, pare. Sì, è un'opera d'arte. Vabbè, anticipo una cosa. Allora, io dico la sincera verità, io da Arcane mi tengo lontano, perché è come il fumatore che non va dove stanno gli altri che fumano, perché se io ricomincio a guardare Arcane, ricomincio a giocare a LOL e ci vogliono un computer al mese, perché quello vola per la finestra. Ecco. No, ti sto dicendo... Posso fare una critica a questa seconda stagione di Arcane, però? Vai. L'altra sera io, Dala e Max ci siamo visti un paio di puntate, siamo andati un po' avanti. Sì. Rispetto alla prima stagione, che è una stagione a sé stante, è perfettamente creata e, come dire, presentata al pubblico come un'opera a sé stante, che ha solo la lore di LOL, ma nient'altro. Secondo me questa seconda stagione fa troppi riferimenti a tecnicismi del videogioco che chi non ci ha giocato fa fatica a collegare. È l'unico difetto che trovo in questa, in questa cosa. Forse perché hanno perso il 10% dei giocatori dell'ultimo 2 anni e mezzo? Forse sì, quello? Sì, ma sì, la scrittura, la regia, che è un anime dove la regia è importante, si vede. No, voglio tornare a Dan Dan Dan. Intanto, per vedere chi l'ha fatto. Allora, intanto hanno chiamato... Allora, partiamo da Shinsei Saru, che è lo studio. Lo studio è stato acquistato luglio 2024, adesso, dalla Toho. La Toho è la più importante, il colosso giapponese di produzione di film, è quello che ha prodotto i Sette Samurai, quello che ha prodotto King Kong, quello che ha prodotto Godzilla, non King Kong. No, anche King Kong, hanno fatto qualche film di King Kong in Giappone, è dato sì, negli sì, anni 30, sì. Comunque diciamo che è una con... è già dato per il 2026 la serie di in produzione la serie di Ghost in the Shell a Shinsei Saru. Hanno preso il compositore di serie, il sceneggiatore più bravo che c'è in circolazione, che è Seku, quello che ha fatto Attacco dei Giganti prima stagione, quello che ha fatto Jujutsu Kaisen, quello che ha fatto Chainsaw Man, quello che ha fatto Kill la Kill, perché i riferimenti a Kill la Kill, che è un anime favoloso, ci sono tantissimi, solamente che se là è un ecchi, questo è un anime che ha una particolarità, la sessualità sparata a mille, ma non è erotico. È un anime dove c'è tanta sessualità. Oh, ragazzi, l'anime per adesso è quello che la nonna gli frega il pene, quello che perde i coglioni, scusatemi il termine, e l'ultima puntata gli alieni che gli vogliono tagliare la banana. È la prima puntata che vogliono stuprare la ragazza. Stuprare la ragazza. Solo che su queste cose folli hanno costruito la puntata con la mamma, la donna dei capelli neri, che è favolosa, di una tenerezza e di una la puntata 7, veramente tanta roba. Ma anche la turbo nonna stava in quella galleria perché difendeva gli spiriti delle donne, delle ragazze stuprate. Sì. Perciò hanno ricordiamoci che Shinsei Saru è quello che ha fatto Devil May Cry. Ringraziamo tutti. E infatti invitato per tutta la sera fino a che arrivasse lui di fare spoiler. spoiler non ce ne sono. No, non so spoiler, però il parallelo, senza conoscere questo particolare che ci hai detto tu, il parallelo con Crybaby l'abbiamo fatto indirettamente perché ovviamente è il paradosso qual è? E che l'animazione di Crybaby fu stroncata dai super puristi e invece adesso questa, che bella, che meraviglia. Sì, ma secondo me a livello economico però mi sa che questa ha più soldi rispetto a Crybaby. Sky, tu l'hai vista?
perché tecnicamente Allora, Thomas, la posso ridire sporca come l'ho detta quella sera sì. quando abbiamo parlato? Sì. Sinceramente, Go Nagai è un altro che ha le mani tagliate a disegnare, parliamoci chiaro. Quindi, sinceramente, Devil May Cry Baby ha ripreso quello stile che non era mai uguale. Cioè, mentre Devilman era da maniera, proprio a me si dimenticavo, facevo un'altra Però posso maniera. dire che è un'opera che rispetto al No, ma manga è è la più bella. fedele. Cioè, È scritta da quella più Dio quell'opera. fedele. Sì. Niente a che vedere con l'animazione, perché è quella, i tre OAV che abbiamo avuto, perché quella abbiamo avuto, la serie TV, lasciamola stare, che quella c'ha tanti difetti, tra cui il Uff. doppiaggio. Oh, Però ti ucciderò! E questa, va avanti. tutta così era quella. Cioè, Loro quando voleva fare il c'era Andrea che cioè, stava quel Andres, doppiaggio è fatto a via di a botta di Rutti. Rutti, è un doppiaggio fatto a Rutti, ragazzi. Cioè, Mamma vabbè, vai, mia. Sky, dicevi. No, no, io sono brevissimo. Io quando appena uscita non se ne parlava ancora, l'ho avviata. Poi ho visto 3-4 minuti di quella tizia che camminava ciondolando e sbattendo la testa al muro e ho cambiato. Devo dire Ah, quindi la verità. non dia. Poi ne ho incominciato a sentire bene dalla settima puntata, poi la recupero, insomma, però diciamo che sono sfortunato come con l'Attacco dei Giganti. L'inizio non è stato dei Lo migliori. so, ragazzi, ma l'Attacco dei Giganti, io vi dico la verità, è una delle opere che amo di più, ma io ho guardato le prime 5 puntate e l'ho ripresa dopo tipo 2 mesi. All'inizio l'ho droppata pure io, eh. Cioè, l'avevo abbandonato. Poi ovviamente Molti. ne ho detto di tutto e ho fatto le lodi di questa opera in tutti i modi possibili. Però all'epoca pure io l'ho un po', diciamo, in qualche modo droppata, Sky. Però ti consiglio di riprenderla perché i temi sono. Sapete che cos'è? Che affronta anche temi importanti, ma con una bella leggerezza che comunque le puntate. Io e Oreste l'altra sera. Gli ho detto, Re, vabbè, mi guardo 2 puntate e mi fermo, no? E mi sono Fatto tre di guardate tutte e sette puntate una rotte. dietro l'altra, Sì, perché sono cioè, semplici, sono semplici. scorrono No, sono via, hai folli. capito? Sono Scorrono via folli. bene. Nella follia. Non lo so, voglio sentire No. Tony però, voglio sentire Tony, perché lui, insomma, credo che l'abbia recuperata qualche puntata. Non ti sentiamo, Tony? Forse l'audio è staccato. Attenzione. Tony. No, in Attenzione. effetto Pink Floyd dopo, sai, 15 minuti di suite con Frank Zappa, l'audio. No, raga, poi tra l'altro è un anime. Niente, niente. Tony, niente. Vai. È caduto. Tra l'altro, ripeto, è un anime molto particolare. Intanto Netflix sta portando anime discreti negli ultimi anni. Io ho recuperato questo, ho recuperato un altro che è Comic Can't Communicate, che tratta della stessa problematica, tra l'altro, Ciro, non so se tu l'hai visto, che mi Sì, sì, Comic Can't sì, sì. Communicate, cioè dell'apatia sociale, nel non riuscire a comunicare. Alla fine loro si incontrano perché si scambiano una scommessa sulle loro ossessioni. Uno è ossessionato di spiriti, l'altro è ossessionato di alieni, e si incrociano. Lei viene rapita dagli alieni e lui viene possessa. Ma ragazzi, ma scusate, posso fare una domanda? Io l'altro giorno ho scoperto con grande stupore che c'è gente, non negli anime, nella vita reale, che non ordina la pizza perché hanno vergogna di telefonare Io ne conosco e una solamente che se la nomino me ne devo andare di casa. dire alla pizzeria mi portate 2 pizze e una Coca-Cola. Ma veramente è una. Ma è Ma vera sta cosa? perché? Scusate. L'ansia sociale, l'ansia è una malattia, l'ansia sociale, si chiama ansia sociale. È quell'anime che parlavamo con Ciro, Comic Can't Communicate, che trovate doppiato benissimo su Netflix. Parla di questa ragazza, che è la ragazza più bella dell'istituto, che ha il terrore di comunicare con le persone. Ed è fatta anche là geniale come anime, ed è un fenomeno che anche da Natana ne tratta In nella. chat chiedono il saluto di Andrea. Andrea è Blinda per X06. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. Scusa, ciao, ciao, Vai Tony, vai perdonate. Tony. Allora, innanzitutto, ragazzi, vi ringrazio per avermi invitato anche invitato stasera. Vi chiedo scusa per l'assenza,
di questo periodo, ma come ben sapete sono stato particolarmente impegnato fino a ieri sera. Stasera avevo, come ogni venerdì, questa live con Francesco e quindi sono arrivato solo in ritardo. Ho recuperato qualche puntata, ringrazio Francesco per avermi evitato il disturbo di vedere le altre. Sto scherzando, è un progetto che ti strappa le palle letteralmente. Bella questa, mi sei piaciuto. È un problema che non te ne trovi più poi. Allora, molto bello. Molto bello, mi piace questa integrazione tra la ragazza figa e il ragazzo sfigato. Sì. Mi piace, anche perché, parliamoci chiaro, io da ragazzino ero come lui, ma non ho avuto una come lei. Me la sono dovuto cercare, ho dovuto lavorare su me stesso. È dovuto faticare, diciamo. Sì. Ho dovuto faticare 5 volte, tante volte. No. Questo l'hanno capito in pochi. Solo i più grandetti l'hanno capito. L'hanno capito. L'abbiamo capita salutiamo, tutti. Salutiamo Divi Fenech. Finta di non averla capita. Purtroppo. Ringraziamo Divi Fenech e Gloria Guida. No. Una situazione callosa. Sì, l'abbiamo talmente capita tutti che qualcuno Andrea è impazzito. È impazzito, ha messo la coloncina. Un'opera leggera, come dicevate pure. Diciamo voi, come dice vostra in chat, che hai lavorato molto su te stesso. Diciamo. Sì. No. Quindi grande Ciro, sei il mio idolo, dopo Angelo vieni tu. Quindi un'opera leggera che sa mischiare comunque alla leggerezza i temi seri, la mitologia, perché nella seconda puntata, se non sbaglio, il fatto del tempio, il sigillo, l'incendiamento, tutte le cose, l'ho vista con mio figlio. Le ho viste le puntate con mio figlio e ci stupivamo. Ovviamente mio figlio mi diceva: papà, sei un pervertito, e io dicevo: papà, lo diventerai anche tu. Scusa, quanti anni ha tuo figlio? Perdona. 13 anni. Manca poco. E io, a un certo punto, dirò, quando fra poco il bagno sarà sempre impegnato, capirò il perché. giusto. Allora, diceva Peppino, puro vergogna di chiamare, l'altra sera ho ordinato che con tutto quello che c'era pesava 1,5 kg, il pizzaiolo mi fa: ma domitte tutto sto mangiare? Do frigorifero. Tu che sei sick, ecco. Nantorei, 5 contro 1, è arrivato Nantorei, re di Nanto, che lui ne sa, diciamo. Sì. Anche perché Nantorei, cioè, voleva dare una... Voleva dare una botta a mamma mia era innamorata di Ken e quindi lui si è fatta la cosa di Nanto. Non ci siete mai arrivati. Lui ha fatto la fine di quello di Dan da Dan. Ma forse fa ciao! E la persa se l'è giocata. Io ve lo sto dicendo e ve lo sto comunicando ufficialmente. Sbagliate, vedremo la versione stessa di Egos tutti insieme, 28 minuti di musica psichedelica. Mio figlio, questo con cui ho visto oggi l'anno, sta recuperando Ken il guerriero, è al quarto volume, sta diventando finalmente uno di noi, ecco. La bellezza che Tony a un certo punto mi ferma, dice: sai, voglio far rileggere un manga a mio figlio, però che ne parlate bene, che ne dici di Berserk? Ci si leva e me lo traumatizzi Domenico. Allora ragazzi, in chat, siccome parliamo di 9 anni di 5, parliamo di 5 contro 1 eccetera eccetera, vi ho messo il link al video delle porcelfe di Otaku, che insomma è di un certo livello, un gruppo di ragazze elfiche che ho creato con lei, si chiamano Le Lacrime di Nidril. Sto creando dei video musicali, questo è carino,
vi invito a vederlo, eventualmente vi iscrivete al canale. E vi iscrivete al canale perché secondo me è meritevole di lode, diciamo, per tanti motivi. Di la verità, ti stai vedendo pure tu life, World Life Farming, e perciò ti sono venuto. Esatto, esatto, bravo, bravo. E lo immaginavo. Dopo ma, no, no, questo, ma... le Porcelf sono una citazione vera, reale, a un anime che è Vita da Slime, prima stagione, quando va a prendere i nani ed è nel bar dell'Elfe, che lui chiama le Porcelf. Però ragazzi, allora, Vostag mi ha chiesto, ci chiede se abbiamo seguito Kaiju numero 8. Sì, abbiamo guardato tutte e 12 le prime le puntate della prima stagione. Prima sì, non so se ci sarà la seconda, però. Non so se ci sarà la seconda, però la prima stagione. Sì, sì. Però vi posso, ti posso dire una cosa, Vostag. Ma tu hai visto, cioè, se ti è sembrato così bello, anche a me è sembrato bello, l'abbiamo guardato con piacere. A me piace. Però se hai visto, però se hai visto l'attacco dei giganti, niente di nuovo, voglio dire, no? Alla fine è una, come sfotto i ragazzi, non vi arrabbiate, insomma Buddha si incazza, ma quando dico che One Piece è un Dragon Ball con i pirati, questo è un attacco on Titan con i kaiju, cioè non è proprio... non è proprio originalissima, mentre ragazzi Dandadan è un'opera molto originale, cioè veramente molto originale. Vabbè, ma Kaiju 8 è la, in un certo senso ha le cose, ha le trovate comiche, le battute che in Attacco dei Giganti no, no, perché in Attacco dei Giganti è pessimismo e fastidio sempre, tutta la serie, però, però quando hai voglia di, sai, quella bella, come diceva Troisi, quella bella sofferenza, no, allora ti guardi, ti guardi Attack on Titan. L'ha detto no. Alle comunicazioni sociali, era un certo Kenshiro di Okuto. Esatto. Bravo. Le relazioni sociali dovevi andare da lui. Scusate, tornando al discorso di ordinare la pizza, l'unico motivo per vergognarsi di ordinare la pizza è prendere quella all'ananas. Anche Madonna, che brutta scena che mi hai ricordato. Ma ragazzi, lo sai che qualcuno mi dice che è buona? Di corn. Ha problemi con le papille gustative, mi sa. Ma no, ma proprio l'ha detta le papille gustative, però... però qualcuno dice che non è male la pizza con l'ananas. Non riesco a capire questi due... L'umanità. Questi due sapori come si sposano tra di loro. C'è pure io gente che dice che gli piacciono altre cose, che dice che non è male. ragazzi, bello. Allora esatto. Ragazzi, io vi dico una cosa, a parte che dove ci sono le elfe ci sono le melfe. Esatto. Che cazzo è partito? Che cos'era sta? Tony, attenzione, no. Ma poi l'hai letto Frien, che l'avevi comprato lì a sì, Catania. Sì, mio figlio ha apprezzato talmente tanto che l'ho letto e l'ho messo da parte. Ah, ok. Ragazzi, però effettivamente il capitano Tanni in chat dice che nessuno, che, cioè, non puoi paragonare la pizza con l'ananas e la pizza con la Nutella, ti voglio bene. La pizza con la Nutella è tanta roba, ma quello è un dolce, cioè, con l'ananas c'è il prosciutto, non solo la noce, il cacao vanno anche bene, ma vabbè, diciamo che chi mi offende, chi sento dire perché c'è un frutto da sopra, già c'è un frutto che è il pomodoro è un frutto per chi non lo sa, però l'ananas in sé per sé, ma non ci sta proprio bene come contrasto con qualsiasi cosa che ci vuoi mettere, fa schifo e basta. Ma poi ci mettono l'ananas sciroppata, no? Nemmeno quella fresca. Quindi hai capito? Quello... Allora io in onore di Zach, sempre sia lodato, mi sacrifico e domani farò una pizza ananas e 'nduja. Madonna mia. Madonna mia. E questo è per, è per onorarlo, e per insultarlo cosa fai? Allora, no, non mi permetterei mai con Zach. Io ho pensato a Zach settimana scorsa quando, tornando da Reggio Calabria,
ho fatto ricotta in duia, bellissimo. Ma ricotta in duia, ragazzi, allora io l'ho assaggiata ricotta in duia, no, ho assaggiato, c'era la signora, scusa, ma è un'amica di numero di telefono, se stavi tornando, se... perché sono salito a Gambari. Ah, sì, ok. Ah. Ma ragazzi, Gambari è vicino a Ganfoggia? Sì, comunque ragazzi, adesso seriamente, perché avevo promesso di farlo e devo mantenere questa promessa, devo salutare, mi rivolgo a te perché mi stai ascoltando, devo salutare Giacomo di Pentedattilo. Ciao Giacomo. Quello che è Pentedattilo, che è un canale, un sito. No, cos'è? Non è un canale, non è un sito, è un borgo sulla Ionica. Ah, Pentedattilo. Pensavo che era un tipo di dinosauro volante. Ho visto un Pentedattilo. No. Però non sto scherzando. È arroccato su una roccia a forma di mano. Di mano messa in questa maniera. Proprio. Come? Sì, per le cose sono. È un paesino che ormai è rimasto praticamente disabitato ed è protetto dall'UNESCO alla stessa maniera, è tipo Matera, per capirci. No, però in realtà non è vero che è disabitato, stanno tutti chiusi dentro, perché tu quando gli dici perché non uscite, loro dicono UNESCO e si stanno dentro, hai capito? Comunque, ragazzi, la cosa è seria. Quando si dice sono quattro case e una via, ecco, è vero, è proprio vero, è una via. Dove quattro case. Non c'è la via. Però posso dire, c'è la via, ragazzi, io vivo in un'area dove, insomma, c'è venuto Dala, c'è venuto Oreste ci vive ormai, c'è venuto Zac, dove ci sono tantissimi di questi borghi così. Non è male una zona, cioè non sono brutti questi posti, cioè secondo me è una ricchezza dell'Italia questa, che ci siano questi posti, diciamo, un po' isolati. Magari uno per viverci diventa complicato, però alla fine sono piccoli gioiellini incastonati dentro il paesaggio italiano, che comunque è sempre una delle cose più belle, insomma, inutile che ci giriamo intorno. No, volevo dire, allora Peppino dice, giorni fa ho messo il jet di Maria Flid nella vetrina e c'era Marco ed io con un blocco alla mente insistevo a chiamarlo delfino spaziale. Ad un certo punto Marco mi fa: ma che cazzo stai dicendo, quello è Goldrake 2. Gli rispondo: tranquillo, ma vado a bannare dal canale. Ecco. Ti sei fatto correggere da tuo figlio, incredibile. Ormai hai fatto un'età. Ragazzi, ma il 1° dicembre, volevo ricordarlo, io sono special guest di una manifestazione a Cassino Fantastica, che celebra i 50 anni di Goldrake, quindi l'inizio delle celebrazioni dei 50 anni di Goldrake, dove faremo un sacco di cose belle. Ci sarà anche Oreste con uno stand dove esporrà anche i suoi robot, le cose sue, insomma, che faremo vedere. E in più faremo delle proiezioni dove ci guarderemo su grande schermo Gat Tiger, alcune puntate della serie classica e anche delle piccole sorprese che adesso non posso svelare più di tanto. Quindi se siete da quelle parti, 1° dicembre, domenica, fatevi un giro, perché veramente ci divertiamo. Celebriamo insieme il cornutone di Flid, che detta così non suona benissimo, però è allora, insomma, io ho un sogno, ragazzi. I have a dream. Sì, io ho un sogno. Ma è il sogno che... Io ho un sogno di incontrarci finalmente live tutti quanti. Io vorrei abbracciare, tu vorrei unire tutti noi in un grande abbraccio. Finisci che dopo ti dico una cosa io, vai. No, non mi manda, non mi ci manda subito. No. Passare una serata insieme, ragazzi, è un sogno che ho, prima o poi si avvererà. Allora sai che dobbiamo fare? Dobbiamo fare come fa il giornalista, raga. Decidiamo una città, facciamo la cena lì e ci andiamo tutti.
Io posso proporre Cassino il primo dicembre. Perché se uno... ecco, bravo. Anche a me mi piace, non so raga, perché però, piace, no. Anche a me. A votazione, ragazzi, a votazione. Mi sa che il posto che sta più equidistante da tutti credo che sia Cosenza. Dove sta Zac? Mi sa che se fai il conto hai ragione. Diciamo che secondo me forse più intorno a Salerno potrebbe essere qui di stand, Salerno, sì. Quella zona lì, un po' più giù forse. Vabbè, verso Pisciotta. Ci mettiamo Angelo, così poi diventa Roma il posto più equidistante. Bravo, tutti non c'è bisogno, basta meglio. Prendere professor Nerdstein per far diventare Roma, secondo ragazzi, me. Ragazzi, se venite l'anno prossimo a Lucca Comics... noi stavamo pensando di organizzare un pulmino. Voi venite trasbordate in Calabria e poi andiamo tutti insieme. Tony che Francesco. Zac, ti dico una cosa. Mi aspettiamo sulla 1. Per Tony, per Francesco Tacu, è più facile di noi calabresi arrivare a Lucca. Perché andiamo a Catania, a Catania, low cost. Perché ragazzi, Catania è collegata benissimo con gli aerei. Cioè, io da Napoli, quando sono andato all'Etna Comics, cioè non fai in tempo a sederti che sei arrivato, Ci mette tipo 40 minuti l'aereo. No, poi noi ce l'abbiamo a 40 minuti l'aeroporto. Cioè, tenete presente una cosa, io per arrivare a Catania da Reggio Calabria ci impiego un'ora e mezza. Oh, c'è il doc in chat. Ciao doc, dottor X. Io vi posso dire che in macchina andare a Lucca ti fa ricordare quanto è lontana la Calabria dal resto. proprio te lo dimostra, Zac, proprio veramente Zac, in maniera Zac, forte. Al tuo viaggio devi aggiungere 2 ore. Mamma mia. Quando si tratta di me e quando si tratta del treno Intercity con 5 ore di ritardo, l'orario diventa 17 ore. Se arriva. Salutiamo il ministro delle infrastrutture. Sì, ringraziamo sempre il ministro Salvini. Che ringraziamo sempre. Vabbè, ragazzi, però io non è che sapete che sono l'ultimo che lo vuole difendere. Però non è che prima di lui i treni arrivassero in orario, voglio dire. Meglio, diciamo che in questo paese i treni sono arrivati in orario per Thomas, c'è Dara che ti dà gli assist sono i treni in orario. No, dico, voglio dire, qua in Italia i treni sono arrivati in orario per 20 anni e basta, cioè, poi sono arrivati sempre tardi, cioè in un periodo molto ristretto della storia di questo paese. Ma perché i treni sono resistenti, capito? L'ultima opposizione che è rimasta è quella del treno che non vuole arrivare in orario per non sembrare filo governativo. Filo governativo. È proprio una volontà del treno. Ma posso... resistenti e resilienti sono. Beh, posso dire una cosa, ragazzi, ma voi avete visto il Gladiatore 2? Ancora no. Ringraziando il cielo, no. Favore, no. Quella battaglia con le spine è la cosa più orribile. Io non lo andrò a vedere. Vabbè. È pur sempre Ridley Scott. È sempre Ridley Scott. Su. Vabbè, anche quando paga è Ridley Scott. Però no, volevo sapere un vostro giudizio, ma se non l'avete visto non possiamo. L'ho visto. Allora, ma se invece di fare il Gladiatore 2 finiva la trilogia di Alien. Infatti, non lo so per dire io. Ma meglio che se fai... Allora, Ridley Scott, sinceramente, oramai è come quelle cose mistiche, deve stare là, come Spielberg deve stare là. Piacere, lascia stare, che se no ci troviamo qualcosa di peggio, di scontro finale. Allora, ora, il discorso è uno. Quando Ridley ha detto facciamo qualcosa di originale di nuovo, staccato, è uscito The Last Duel, che è uno dei film più belli che abbia mai visto, anche se in cima... Si è cagato di nessuno. L'esigenza di fare il sequel, anche degli Alien, ma cerchiamo qualcosa di nuovo, perché comunque Alien non è brutto. Quelli sono... Ma io penso una persona al cinema, dico una persona normale, andiamo dal pubblico che comunque riempie il cinema. L'ho visto qualcosa di nuovo.
Poi ripeto, purtroppo The Last Duel ha avuto una distribuzione del cavolo, ha fatto cagare praticamente, come punto produttivo, ma è un signor film, uno bello, gran film. Last Duel è bello proprio. The Last Duel è il problema, che c'è Adam Driver che porta una zella dove c'è lui. Allora, The Last Duel è un bellissimo film, però è pesante. Perché dovete pensare che il film viene visto dal punto di vista di tre personaggi. Sì, cioè, assolutamente. Tu rivedi il film a seconda del personaggio e dal suo punto di vista. Non è semplice. Non è proprio. Non è leggerissimo. Ma ragazzi, ma scusatemi, ma vi posso fare la domanda? Ma non voglio scomodare 2001 Odissea nello spazio, ma uno dei miei film preferiti è Arancia Meccanica. Arancia Meccanica è un film leggero. È bellissimo. Ma non è leggero. Non è un film leggero. Cioè, voglio dire, questo fatto che... 2001 Odissea nello spazio. Questo fatto che i film pesanti siano... Il fatto che i film pesanti siano, cioè il fatto della pesantezza di un film sia una nota di demerito, secondo me deve anche finire. Cioè, se non vuoi un film impegnato, ti vedi il Cinepanettone. Io non è che ti devo raccontare la storia per paura che tu cambi canale perché stai con i reel di un minuto in mano, te la devo alleggerire perché non sei in grado di seguire una storia un po' più complessa. Vaffanculo, vatti a vedere Natale sul Nilo, cioè no, ma veramente ragazzi, cioè, non riesco a capire questa cosa. E alcuni film c'hanno proprio la necessità di essere un poco, usiamo sto termine, pesanti. Devi raccontare una storia, la devi raccontare, la devi raccontare come si deve, anche perché la storia era non è l'argomento importante. No, capito, però The Last Duel è un film bellissimo, però voglio dire, ragazzi, Evo eccezionale, con un duello finale che è qualcosa di meraviglioso, anche per come è diretto eccetera, cioè un film veramente potente. Però nel frattempo la gente andava a vedere che era uscito Oso Gucci, che era uscito sempre Ridley Scott due minuti prima, che diceva che era brutto, però intanto gli portava i soldini a vedere quello, capito qual è la... Però la per esempio l'altra sera in una live dove stavo con i ragazzi di Entre Cinema e tutto il resto, stava pure Michele Innocenti, questi ragazzi qua, si parlava di House of Gucci, che è stato stroncato dalla critica in tutti i modi, ma in realtà secondo molti non è un film brutto come lo vogliono far passare. È un film che si può guardare, che è sempre Ridley Scott, che non fa male, nel senso che è stato molto criticato poi in Italia perché il doppiaggio, perché avevano stereotipato gli italiani, ma figurati. Però non è un film malvagio, brutto. Però dicevo, mentre lo stroncavano lo andavano a vedere. Quest'altro che era bellissimo ha avuto poco seguito, e saranno usciti a un mese di distanza, se non quasi in contemporanea. Beh, comunque chi vuole recuperarselo c'è su Disney Plus, sì. No, io invece di ho guardato insomma sto Gladiatore 2, dovrebbe essere un film d'azione, raga. Io i primi 40 minuti visto. Sì, io l'ho visto, non vi faccio spoiler, ma i primi 40 minuti io ho avuto 2-3 colpi di sonno importanti, ragazzi. Tenevo a fianco a me, sono andato con i miei fratelli perché siamo fan dei Gladiatori tutti e tre, da ragazzini ce lo siamo guardati. Perché faceva... ai tempi si giocava ai gladiatori, no? Sì, si giocava ai gladiatori. Tra l'altro qui a Santa Maria, al paese di Krieger, la squadra del paese, che giustamente Gladiator. Si chiama Gladiator, si chiama la squadra di calcio, perché c'è l'anfiteatro, no? Santa Maria Capua Vetere è l'antica Capua, e c'è l'anfiteatro da cui partì anche la rivolta del famoso Spartacus.
Ma a quei tempi, ai tempi tuoi, quando eri giovane, c'erano anche le figurine dei gladiatori, no? Sì, 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 io c'avevo Marco Tardellus, che era proprio uno di quelli là più cercati. A me mancava Max Bisellonio per completare l'album. Ecco, quel paginone centrale. Allora, non mi nominate quello, perché guardate, l'hanno ridoppiato, ci hanno levato una cosa bellissima che era il doppiaggio. Marco Bisellonio. Marco Bisellonio. Non si può sentire, non si può sentire. Ma voi lo sapete che ma voi lo sapete che è sempre gladiatore, uno dei due imperatori che si vedono nel film, secondo me è ispirato a Marco. No, però voglio dire, la critica che faccio lì, e poi chiudo senza spoiler: tu fai una storia che la chiama Il Gladiatore 2 ed è la stessa identica storia del Gladiatore 1. Ma che cazzo l'hai fatta a fare? Scusami. Cioè, come se uno facesse una console da gioco e poi ci mettesse la scritta Plus vicino e la vendesse a due volte il prezzo di quell'altra. Cioè, stessa cosa, no? Ma salutiamo la PS5 Pro. Sta guardando il tuo portafoglio, soprattutto. Il signor Sony. Oh no, scusa, Sony mi ha appena invitato a vedere il film. Scusate, non è vero. È bellissima la PlayStation, me la compro. Avatar 2 e scoprire che è la fotocopia di Avatar 1. Vabbè, ma Avatar però sott'acqua. Allora, che mo mi devo sfogare in questo momento. Vai. Voi pensate di star vivendo il peggio, ma il peggio deve ancora venire e non ha mai fine, perché il 1 gennaio arriverà The War of the Rohirrim e soprattutto, come ho letto in una chat, mi sembra che sia proprio nella nostra, prima o poi arriverà Occhi di Gatto di Disney Plus. Sì, vestite saranno, perché Disney Plus. Ma io quello pensavo, non rubano più. No, non rubano più e sono vestite fino a qua. Non si vedeva anche una sizza, niente proprio io niente. Mi sono visto invece un film che sta che fanno, non pagano le tasse, gli arrivano le... Ma Francesco per sotto di ottrie con gli occhi di gatto. Esatto. Tutti. E non c'era neanche il film immagine all'epoca. Esatto, all'epoca. No. Invece sai, Thomas, io ho visto un film che è stato criticato, ma io mi sono divertito tantissimo, che era Uno Rosso. Bellissimo. Mi sono divertito il film è carino, però volevo fare una piccola di Babbo Natale. Volevo fare una piccola parentesi su Avatar. Cioè, Avatar nel primo film tutto si svolge nella ricerca dell'uccello più grande. In Avatar 2 è il pesce più grande, però il concetto mi pare sempre chiaro. Parlando seriamente, l'1 gennaio esce il nuovo film in animazione nell'universo del Signore degli Anelli e Dulcis in Fundo esce anche il remake di Nosferatu, così io non so dove andare a vedere l'1 gennaio. Vabbè, un giorno di volte, lo sai, quando ero proprio pazzo di cinema, andavo il pomeriggio, mi uscivo da una sala e mi infilavo in un'altra. Scazzo, te ne frega. Però, è tutto senza pagare, No, perché se esci da una sala e entri nell'altra non ti vedo. No, avete già parlato della notizia di merda dell'anno? Qual è? Ne parlavamo ieri o ieri l'altro, stamattina o oggi pomeriggio, stanotte. Il fatto della Warner Bros. Raga, guardate che è vero, Ma qual è il problema? Allora, mo vi faccio vedere una cosa, aspettate che stavo cercando proprio una cosa, aspetta. Guarda che i coreani, tu li devi dare fiducia, che hanno fatto la loro versione di La Casa di Carta, che è 3 volte più bella di quella originale. Perché in realtà quella dei coreani è l'originale. No, qua è quella spagnola l'originale. Loro l'hanno rifatta, gli hanno dato un senso, anche se un senso non ce l'aveva con l'originale. Quindi guardate che i coreani stanno diventando un'industria molto interessante, pure a livello di idee.
Sì, ma stessa cosa di The Ring e Dringo. Io non so se Andrea l'ha continuato, ma io gli ho fatto vedere Mystic Pop Bar, che era un qualcosa bello. Bello. Hai continuato? Sì, sì. Poi... Avete presente che hanno fatto la serie dell'ospite indesiderato? Che veramente... non è veramente niente. No, no, guarda che ci stanno delle belle idee da quelle parti. Cioè, Poi ti ripeto, Tony, è soltanto la vendita di licenze, non è che ci sarà chissà. Poi, ma guarda che poi è quello che stanno facendo poi ufficialmente gli altri, cioè deportando gli studi di produzione tutti in Corea e in Cina. Perché oramai stanno producendo. No, faranno la loro versione del Signore degli Anelli. Faranno la loro versione di Harry Potter, la mia paura, sapete da che cosa deriva? Che viene meglio, no? No, aspetta, mo ti spiego la mia paura qual è. Raga, voi avete visto mai la versione del Signore degli Anelli di una casta di produzione? Quella russa? Là è particolare la storia, perché questi ragazzi hanno avuto tutti contro per fare quest'opera. Quella fu un'opera coraggiosa nell'intento e nell'idea. Non si sa nemmeno se sono ancora tutti vivi quelli. Esatto, la mia, raga. Sono tutti stati deportati in Siberia. No, pare che li abbiano quelli successo intorno a quel film dell'87. Pare che casualmente si trovassero tutti a Chernobyl, che erano andati in gita lì e in pratica spieghiamo, e poi non è andata come è andata, insomma. Spieghiamo una cosa, perché se no la gente non lo sa, perché se lo posso degli cambiare anelli, l'unione, diciamo, che hanno gustato il nocciolo della è arrivato anche Doc. Doc. Signore degli Anelli, ciao belli, nella Russia sovietica era messa all'indice. Non poteva essere comprato letto, non poteva, cioè non. Cioè pensa che lo dovevano leggere col pollice, cioè con l'indice. Non lo... Allora col pollice facevano così. Sapete da dove era venuta questa cosa? Era venuta semplicemente perché Reagan negli anni '80 aveva descritto la terra aveva descritto la Russia come la terra di Mordor. Sì, e da quel momento in poi. I russi si sono incazzati con Tolkien e non l'hanno più fatto. No, perché ci stavano quelli attualmente al governo che facevano i campi Hobbit, e quindi ha detto allora è roba a noi non ci piace. Pure. Sì, però comunque non avrei mai pensato di poterlo dire, ma dalla storia ha ragione. Di tanto in tanto pure l'arciere c'è anche l'orologio rotto due volte al giorno. Mi mancavano questi momenti. No, ragazzi, perché c'è proprio. Allora, noi dovete sapere che secondo me, insomma, se vogliono, gli indiani riescono anche a fare cose. Hanno fatto anche cose buone, voglio dire. Hanno fatto anche cose buone, però. Qua stiamo andando un po' gli oroscopi, fanno gli oroscopi, gli oroscopi indiani sono bellissimi. Per esempio, secondo me tra i film di questa sera, chiudiamo con gli oroscopi, ma prima degli oroscopi vi voglio mostrare uno dei film più belli sui supereroi che hanno fatto gli indiani, che secondo me, insomma, molti di voi se lo so persi. Ma guarda la colonna sonora. Spider-Man. Mori Gangi. Ma è lei che sta a meno a loro. C'è pure Spider-Man Nespa. Strappa il pancreas. Stanno pensando ai coglioni, però. Perché ci... Ma perché ballano? Perché sono indiani? Ma quella è vestita da Spider-Man, lei non l'ho capito. Ma poi scusate, ma perché quella S di Superman gli arriva fin sul cazzo? Fatemi capire. Perché è molto super. Cioè, non si può guardare quella cosa. È super dotato. Perché questo è Superman. Bravo. I mutandoni della nonna se li ha fatti per
Vabbè, la canzoncina gliela mettono sempre. Tutti i film così, scusatemi, raga. Io voglio vivere in India, raga. No. Ma che cazzo di... Oh, ma la coreografia di chi è? Di Andrea Della Roche? No. Bellissimo. No, vabbè. Guarda, guarda con questa telecamera che si allontana e si alza. Mamma che taglio, che riprese. Guardate, guarda come vo- no, guardate come volano. E la gente balla per strada così perché eccolo là. Effetti speciali mirabolanti. No, perché doveva continuare, volevamo vedere ancora. No, questa ovviamente era Marvel vs DC capitolo 1. No, in realtà il fumetto esiste per nostra cosa, esiste davvero. Il fumetto quale? Le licenze di Marvel, Superman con Spider-Man. Eh sì, è la prima volta si incontrano nel 76. Sì. L'avete già detto che è stato annunciato Harry Potter per il 2026? No. No. Quale report? La serie TV HBO Max. Rideremo. Le risate perché hanno sembra abbiano castato Silente. Silenzio. Ma non è il problema. Sarà Morgan Freeman. No. Vabbè, ma ci sta benissimo. Il problema sarà il cast dei ragazzi. A togliere le risate ci saranno comunque. No, ma non per, non sembra ma... che Hermione la farà Sidney Sweeney. No, non è tanto... la farà Millie d'Abraccio. Ma guarda, non è la McGranit farà. No, guarda, che il problema non sarà tanto della produzione, sarà delle reaction di fan made. Perché il fan made di Harry Potter è bello costo. Se ti lamenti del signore Ianelli, anche là non c'è. No, raga, io purtroppo. Un fan made normale ancora lo devono fare. Io purtroppo, ragazzi, sta cosa la devo dire. Perché mo siamo partiti da Harry Potter, però il problema vero sono i live action. Raga, sta cosa sta sfuggendo di mano, Oddio, guarda, ultimamente come live action stanno andando bene. Perché mo hanno annunciato fate attenzione, il live action di Moana, ma il film della Disney. Io lo sapevo. Oceania. Basta che non sbagli a digitare su Google. Poi c'è pure quello l'allevatore di draghi. Dragon Trailer è prima del film. Quindi la cosa sta sfuggendo di mano, Come scriveva in chat l'altro giorno, raschi a fondo due barili. Ma dai. Gli è sfuggita di mano e ancora sta cercando. Sì, infatti gli occhiali li ha messi già quello. No, comunque c'è anche... No, devo dire che ragazzi hanno fatto delle autentiche perle indiani, cioè veramente hanno fatto delle cose avanti, stupiscici, deliziaci. Questo però rispetto a quello di prima, ragazzi, questo già qualitativamente secondo me è superiore. Guardate qua, allora questi sono volati via senza essere colpiti dalla macchina, non ho capito com'è possibile. Sì, preventivamente rivediamolo, vedi. Thomas. La macchina sta a 10 metri. È l'entrata nostra al Japan. Bella. Con il buon... Come si chiamava quello, Doc? Allora, innanzitutto, io non so se voi avete salutato, ma è doveroso comunque salutare Alessandro Pecchia, che ci segue. Ciao Alessandro, grazie per averci inseguito al Japan.
No, perché se tu sai che se noi non lo doverosamente salutiamo, non è che poi il ragazzo si dispiace. Lucca Comics non ci fa proprio entrare a Lucca. Non ci fa entrare a Lucca. Ma lo trovate sul cavalcavia. Ragazzi, abbiate pazienza. Che cazzo è questa qua? Perché ha messo la mano così? Nation Movie indiano. Wow, mamma, chi è? La risposta indiana. Madonna. 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 Che cazzo. Ancora sta a girare. Ancora. Ma che cazzo? Voglio quella macchina, raga. Voglio che culo. Ma chi è? E ancora gira. Ancora gira la macchina. Ma sta ancora girava. No, ma... l'inerzia. Ma poi sta musica, raga, non si può sentire veramente. Da. Però vedi, le riprese sono molto meglio già qua, ragazzi. Vabbè. La fotografia lo è. Aspetta, si sta andando il bracciale, che è? Allora, Cimicianga. Doc, pensala in Cosentino sta scena. Mamma. Ha toccato a mamma. Gula la fissi. No. Madonna, no. È morto. Oh, mia, oh mamma, Ritile. Questo qua. Chi è il prossimo? Ha detto brutto Catanzaro. Il brutto Catanzaro. Passateglielo al doppiatore che fa l'oroscopo. No. Filmato, ragazzi. Madonna. È Moro, sì. Io l'adoro, sto. Ma perché a mezza cammicia? Alla Madonna! Dovete pensare che in questi paesi Matrix ha fatto male. No, questo è Zack Snyder indiano. Oddio santo! No, Gail! La mossa di Gail! Bravo, la mossa di Gail. Citazione storica. Questa... The Corn. Questo giocava anche nella Nuova Delhi, diciamo. Ken. Esatto. Ma perché gli corrono tutti incontro come dei coglioni? Ok. No, questo è wow, bellissimo. Oh. Però le scene sono migliorate. Ma contro la maglia, che male, no, ma dai. Ma che precisione. Quello è morto di tifo là dentro. No, questo è mortale, bellissimo. Sta scena. Vabbè. Ah, Madonna, ha fatto il fosso nell'asfalto. E niente, ragazzi, queste sono le cose belle. Delle perle, guarda. No, c'è, aspettate, che c'è altra roba. La gente che si lamenta del cinema di oggi. Farei vedere questo. Esatto, Ciro. Allora, ci sta pure questo qua. Lo sapete che l'India ha superato gli Stati Uniti per numero di produzioni cinematografiche. E grazie. Ma tu devi pensare che il primo film mitologico della storia fu girato nel 1910 ed è un film indiano che tratta una parte della vita di Krishna, perché poi è scritta la vita di Krishna. È molto, molto, ci sono tanti volumi. Ed è del 1911, il primo film. Non muto stiamo parlando, ed è un film indiano. C'era il balletto c'era sicuro. Allora, salutiamo. Non muto non poteva essere, però
Francesco, perché i film muti fino agli anni 30, i film, e se tu vuoi cercare su, muto, su... non muto non poteva essere, perché fino agli anni 30 no, ma l'hanno mutato dopo erano... sì, l'hanno mutato perché erano troppo avanti coi tempi. Comunque salutiamo la coscienza del Krishna, are are viva l'arancio. È festa, stanno festeggiando, vedi. Hare Krishna, Hare Krishna, vedi quelle? No. Roberta. Ciao Robertina. Ciao Roberta. No, io volevo far vedere l'ultima, una cosa che mi hanno mandato, però mi pare che questa l'abbiamo già vista una volta, però. Ah, può essere. Repetita Juvent, come Juventus. Si dice? Repetita Juventus. Sì, sì, sì. Vediamo, aspetta. Io... Poi dopo ci andiamo a dormire. Che ore sono? Devo scappare pure io. È fatto tardi. Però qui ci sta tutto. Allora, vediamo un po'. Facciamo passare un po' la pubblicità. Black Friday di Amazon. Io nel frattempo. Vabbè. Ma non è male. A parte gli scherzi, come film. No, questo è un film molto bello. È proprio potentissimo. Rispetto ad altre porcherie che ho visto, sì, insomma. Sì, sì. Ricordiamoci che noi i film che facciamo noi ultimamente, quindi era il Ministero della Propaganda indiana, sì, questa era per l'anniversario della nascita dell'India. Io l'ho visto tutto sto film, è carino, molto carino, dai. Tu metti tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, moltiplicali per l'infinito e poi aggiungici qualcosa, aggiungici, cioè, un finale su un finale tipo Fratelli d'India, è fighissimo. Non solo, sfrutta After Effects fine all'osso. Andiamo in chiusura. Sì. Mi sembra giù. Ma cazzo si faccio? A bilancio. Oh vabbè, ma sta gente veramente c'è in India, ragazzi. E come i libri. Vuoi essere padre del primo? Aspetta, che lo ecco. Va bene, ragazzi. Allora, vabbè, Fabio è un grande. Un giorno lo porterò in live qua. Ci dobbiamo riuscire. Vediamo. Ci vorrebbe doppiare un pezzo. Immaginate la storia di Goldrake doppiata da lui. Ti dico la morte. Sarebbe proprio veramente bello. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Abbiamo io, Doc e Zac abbiamo la divisa d'ordinanza questa sera, tutti e tre con il rosso, esatto. La felpa rossa. Doc, però prima di andare via,
tu Dandadan l'hai visto? No. Ah, quindi non puoi esprimerti, diciamo. Lo devo, ce l'ho nel palinsesto, ma ancora non l'ho visto. Però è arrivato settimo. Ti dico che è stato serializzato e sceneggiato dallo stesso, da Tsumi Seiko, che è lo stesso sceneggiatore di Attacco dei Giganti e di Jujutsu Kaisen soprattutto. Devo trovare il tempo adesso, appena riesco non so quando, spero entro la prossima settimana di fare. Secondo faccio un attimo appena mi clono, esatto. Dico di andare a vedere il video di Doc. Sì, ma lo mettiamo un attimo il video di Doc perché su Lanterna Verde. Allora ragazzi, poi dopo Filippo fa sempre il modesto. Filippo ha scritto interamente la sceneggiatura del video. Io questa volta non ho fatto altro che fare il montaggio e mettere le immagini e fare la lettura. Ma la sceneggiatura è completamente farina del suo sacco, quindi non fare il modesto, Filippo, prenditi i meriti che ti... Come disse il cartello... Caracciolo è una garanzia, ricordiamolo. Come disse il cartello di Medellin, è tutta farina del mio sacco. Esatto, cioè, non ci si crede tanto perché dura solo 22 minuti. Esatto. No, però ci si crede perché allora sì. Ci si crede perché Thomas ti manca un minuto con quello di Starzinger. Ragazzi, Starzinger, ragazzi, sarà dura. Sarà dura. È il riassunto di quasi 20 anni di storia del. Di Lanterna Verde, sì, cioè, sì. È stato fantastico perché ha compresso in maniera forse anche meglio di WinZip. È riuscito a comprimere qualcosa di fenomenale, perché c'è dentro tutta la storiografia di Hal Jordan e del corpo delle Lanterne Verdi, quindi è un qualcosa veramente di impattante. Io spero che rimanga come un video evergreen, perché è veramente un punto di vista che può essere utilizzato per avere una visione a 360 gradi su gli autori che hanno... Perché poi parla anche di altro verde, non solo delle lanterne, quello pure è andato a scavare il nostro Filippo, esatto. Che di verde ne hanno, altre la Padania, c'è anche là dentro tanto verde. E quindi niente, è stato veramente una bella cosa. Mi ha fatto prendere un accidente per fare il montaggio, perché Filippo non è molto lineare nelle sue esposizioni, inizia un concetto, poi lo riprende, quindi io dovevo ritornare sul già montato, però... mi sono divertito tantissimo, anzi io lo devo ringraziare, perché veramente quando facciamo queste cose è un qualcosa che è veramente importante, no? Anche per la confraternita, per noi che abbiamo anche questa comunque allora uno è venuto a contestarmi. Adesso sto vedendo un commento sotto il video dove faccio il riassunto di Shin Jig, che Miwa non si chiama Miwazuki, ma si chiama Miwa Satsuki. Non so dove l'hai inventato. Dici ti sei confuso con Mila di Mila e Shiro. Ma che stai dicendo? Ma ragazzi, no, ma può essere mai che mi confondo con Mila di Mila e Shiro? Miwa Uzuki. Mila di Mila e Shiro. Miwa Uzuki è il suo nome e poi è Azuki quella là. No, perché allora ultimamente mi hanno accusato che mi incazzo. Ok? Mi hanno accusato che mi incazzo nei commenti e sfanculo. E che è vero, ma non ce la faccio, cioè come faccio a non rispondergli? A che gli devo dire a questo? Ci manca una guarda che ci manca una. No, perché vengono Miwa Uzuki. Uzuki con la U. Come? E poi in Shijik è Miwa Uzuki, è il nome da celibe. Poi sposata, c'è una scena, ma lo dico solamente il nome, il cognome della sposata, che è quella là, ma il nome Miwa Uzuki. Cioè, vabbè, è gente che purtroppo quando si è presuntuosi si vuole andare a correggere. No, perché dice permettimi di dire che la Miwa di Jig Robot si chiamava Miwa Satsuki. Tra l'altro Satsuki non esiste manco come cognome,
giapponese ho mai sentito. No, io pure ho controllato le lingue, non ci sta. Ma Azuki, quello è il cognome di Mida. Origine rosa, giapponese. Gialle. No, gialle in Europa, loro dicendo rosa. Vabbè, lasciali perdere, lasciali Thomas, solo ragazzi. Fregatene, fregatene, Thomas. No, non me ne frego, mi fanno girare i coglioni quando fanno così. Non, come a me. A volte non ce la faccio, veramente... Non lo so, è come delle volte mi sembra che siano dei provocatori, facciano proprio apposta perché per farsi rispondere, non so, molto, boh, molto non so. Il male, sei ecco, il portafoglio di Gundam. Tu sei il grande, male. Grande devi Andrea. Andare. Tu mi fai. Ma Andrea, vieni alla cosa, no? Vieni il primo. Cioè, non è che vengo, siete voi che venite, quindi come disse quello che stava con Cicciolino. Ricordati che Andrea va dappertutto tranne che Siracusa. Sì, domenica 1, ma sarà uno show su tutta la giornata, durerà tutto il giorno. Cioè, io starò sul palco continuamente, sarà una giornata tipo una maratona per me. Per Andrea, perché nel momento in cui devi a Siracusa succede di là di Dio ogni volta. Sai che la mezza giornata vengo. Vedete un po', ragazzi, va bene, ci fermiamo qui, un grande abbraccio a tutti. No, ma a Thomas, giusto rimanendo a tema della generazione Giaffangazzo, stessa cosa sul video di Goldrake, il videogioco che non c'entra un'emerita mazza con niente, che, però il doppiaggio dell'epoca era un'altra cosa. Volevo, ma perché non hai visto quanti commenti sotto mi scrivono, ma quando c'era Malaspina... Cioè, sta diventando una cosa tipo nostalgia quella lì, cioè, io assurdo, veramente. Quindi c'è l'occhio della madre. Ragazzi, vi chiedo la cortesia di rimanere 4 minuti dopo la live perché mi dovete dare il giudizio sul lavoro che sto preparando il successivo e mi serve il vostro giudizio. Va bene, ragazzi, allora un saluto, ci vediamo... Speriamo presto, fra due settimane sicuramente altra confraternita. Un abbraccio grande, ciao a tutti e noi ci becchiamo alla prox. Ciao. Ciao. Buonasera. Se io muovo la mano con la telecamera che non funziona.